Attenzione, quando vedi il logo YouTube Exclusive sai che questo contenuto puoi trovarlo solo su YouTube, solo su CoopTV. Diffida dalle imitazioni, utilizza solo i video originali YouTube Exclusive. Ed eccoci, bestiace, bentornati in questo nuovo ed entusiasmante video, mentre laggo perché fa la compilazione degli shader. Ora, io vi chiedo scusa perché, vabbè, bellissimo, sembro... fotogrammi bellissimi, siamo dei francobolli che si muovono. Questo è il cinema anni 20, ragazzi, non è YouTube. Allora vi devo chiedere scusa perché, come sapete, sono stato male e ancora non sto benissimo, quindi sentirete la mia voce che sarà un vero e proprio schifo, però in linea un po' con il personaggio, con il nostro James Carra, che è, vi ricordo, un personaggio che, come dice e suggerisce il cognome, ha il catarro, no, però comunque ha una dipendenza da alcol come me. Ora, aspettate un attimo che intanto vi invito a iscrivervi al canale CoopTV Live, attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre notificati qualora ci fosse qualche contenuto di vostro godimento e vi invito anche ad aspettare perché devo abbassare sto cazzo di volume. Dicevo, sono stato male, ragazzi, ho avuto l'influenza, me l'hanno passata, non è che la vuoi, te la passano, non è che poi ci puoi fare qualcosa, e quindi sono stato impossibilitato all'uso, non ho fatto le live, però almeno l'off screen, almeno la YouTube Exclusive la devo registrare. Sarà un piacere per il nostro Shurik, il nostro editor, che dovrà tagliare tra uno sniffaggio e l'altro mio e le pause in cui mi fermerò per starnutire, soffiarmi il naso e andare in bagno, perché praticamente ormai quello che faccio è un lavoro d'anziano, sostanzialmente. Io quello che sono un cosplayer in questo momento, il mio ruolo Walter White dopo il primo giro di chemio. Non faccio altro che tossire e stare male. Per fortuna vomitare no, però devo dire che un po' di nausetta ogni tanto. Però eccoci, ragazzi, siamo qui pronti all'uso, partiamo. Allora, mastero il volume mettendolo a metà. Bene, allora, non mi ricordo molto, però, se non sbaglio, avevamo scoperto che la nostra cara Sara era un'anziana. E non si può parlare, vaffanculo. Bene. Dragging anyone else down. Affogare qualsiasi persona down, questo è quello che ho appena detto. Ovviamente io non c'entro nulla, YouTube contestualizza, sto solo traducendo letteralmente quello che viene detto. Posso parlare? Ok. Dicevo, se non erro, avevamo conosciuto la piacevole persona di Sara, l'unica persona a quanto pare attratta ancora da noi, e abbiamo scoperto ovviamente con estrema piacevolezza che è una signora anziana di 29 anni, lesbica, eccoci, proprio la nostra classica fortuna. Mi medesimo un po', via, partiamo. Caputa, scusate. Che? Allontanarsi quanto prima dai motivi di sicurezza. Crrr. Ma sta roba non l'avevo già fatta io. Ma non era già successo? Alzo un pelo il volume, ragazzi, che è un po' bassino. Ah, se non sbaglio, Seth era... Che cos'è la coscienza? Seth doveva essere, se non erro, il nostro compagno lì. Compagni? Seth non mi interessa, cioè sinceramente non ho rimorsi alcuni, sei morto, faceva parte del lavoro, a me pagano di più adesso. Scoprirò cosa è successo. E se non ci riuscissi? I will. Whatever it takes. Col catarro è tutto più bello. Mi sto ustionando perché il volante è quello che si riscalda? No. Buono. Abbiamo appena ricevuto segnalazioni di colpi d'arma da fuoco a Central Park, la folla nel panico. Vabbè, capita, ecco. Normale lunedì a New York. Fammi vedere questo. Ah, la nostra cara Sullivan. Completamente inutile estrarre e guardarla, però è giusto farlo almeno una volta. Addio, un grande uomo. Nei giorni scorsi, ne scopano. Molte parti delle città sono state tenute sotto scacco da manifestazioni contro la riduzione dell'età per avere un abbonamento corporeo gratuito. Ah, ma non avevo capito un cazzo. Per 6 ore di gioco non avevo capito un cazzo. Quindi volevano diminuire l'età per un abbonamento corporeo gratuito. Tuttavia il commissionario C. Steiner assicura che Central Park sarà messo in sicurezza durante la cerimonia di commiato indetta per il venerabile Edward Green, giusto, che è quello che è morto, che noi abbiamo, ecco, esaminato, tocchicciato. La prima celebrità di questo tipo, l'ira di New York, madonna, nel cinema. Questa volta i cittadini di New York non resteranno in silenzio. Io sì, invece non sono di qua, però esci, raccogli. Questa roba è del tutto inutile. Ma due posti la macchina. Ah, però.
il disastro ferroviario. The problem with this statement is that there are only two kinds of medicine that work: those with an awful taste and narcotics. Vabbè, Ciccio, madonna, appena ha detto che il nostro professionista James non si tira indietro nel dirci quali sono le sue preferenze da narcotrafficante della domenica qual è, io ragazzi direi di fermarci per un istante a guardare quanto sia bello questo gioco, visivamente parlando. E nel mentre, se me lo permettiate, tossisco. È andata bene, direi. Allora, abbiamo Buffy, Timeless Tapers, ok, Satana. No, basta, Sara, non mi sdrugare le balle, dai. James, are you there? Sì. I'll be on the line, but remember, aspetta, Sara, vedo la gente morta. Mi sento meglio mentre vedi le allucinazioni, va bene. Ma che cazzo è successo? C'è disastro ferroviario, porco due. Questo è un cataclisma. È bello, è molto bello. Damn it. I can't see anything. Oh mio Dio, no, ti prego. Do you think there are any traces left after all this time? I was here. How am I not one big lead? Io sono una traccia. Ci sono tracce del primo vagone? Sì, ci sono corpi morti qua. Inginocchiati. Inginocchiamoci. Compenetrando il personaggio, la nostra. Ho compenetrato la ricerca, l'investigazione. Bello che, siccome è storto il treno, c'è la visuale che... che dice la lampada UV? Buono. Eccoci qua. Ma è sabato sera, non c'era altro da fare, no? Ok. Tracce che conducono. Oibò. Ma fermiamoci, che dite? Allora, non è che possiamo investigarle tutte. Il sangue mi arriva alla caviglia. Questa è la mia. Don't have enough information to reconstruct. Che cazzo succede, Willis? Ehi. Where to run or hide. Ma chi scatti la foto? A un ologramma? Cos'è quella roba lì? There's something here. I have to check it out. Magari avviciniamoci anziché fargli le foto. Chi siamo? Peter Parkett? Peter Parkett. Some bodies were permanently damaged. Buono. Corpi permanentemente danneggiati. Secondo me sono morti. Ah vabbè, è vero che in questo gioco la morte non comporta nulla. Cosa devo fotografare? Scusate. La telecamera? No. Faccio un selfie? Cosa... Vi ricordate i self-stick? Tecnologia ormai inutile. Ma che minghia, cosa devo fare? Datemi uno scopo di vita. Dai che non ragiono, ragazzi. No, forse non era il momento giusto per... The frame looks shot through. Proiettili. I'll check it. Non è forse stato il momento giusto, ragazzi, per videogiocare questo determinato tipo di... insomma... No ticket jokes, conductor? Anything? That motherfucker had to shoot everyone. Vabbè, la battuta sui biglietti ci stava comunque, non mi è venuta manco in mente a me. Che cazzo è questo? È un nuovo iPhone, ma certo. Oh no. Vabbè, abbiamo anche una traccia d'audio, una scatoletta nera. Allora che abbiamo qua? Un bussolo di proiettili. Ma perché è la mia pistola? No. Ma che sta succedendo? I need to look for more evidence. I don't know if refusal of body credit. Questo tipo è andato a memory bank from here. No, ma scusate un secondo. Perché ci sono i nostri proiettili della nostra pistola Sullivan, c'è la nostra caviglia insanguinata e un mucchio di morti. E dove sono le texture? Più grande mistero. Le texture? Oh mio Dio, no. Basta questi cazzi. Non li odio i raggiuvi. È un lampadato sto professionista. Oh, Gesù. Che mal di testa. Inseguivo un tizio. Ma come, sono io? Farò la ricostruzione della scena. The reconstructor will try to use your memories because you were there. It'll be fine, Sarah. No, you won't. Wait, James, wait for me. Che succede? I'll be back in a moment. I have something. I'll explain later. Che è successo? Perché è andata via di corsa la signorina Sarah? Signorina. La gente, Sarah. La gente. La decente, Sarah. Decente. La degenza. Ma siamo noi. Ma what the fuss? Ma che sta succedendo? We'll get through this difficult moment together.
Non sto capendo. Giuria, giuri vostro onore. Stavo inseguendo uno spacciatore che si stava confondendo tra la folla. Ma ho sparato alla gente, non allo spacciatore. È geniale, perché? Beh ragazzi, se lo spacciatore non ha più clienti, non può più spacciare. Quindi un bravo poliziotto spara direttamente ai civili, anziché allo spacciatore. È una ricostruzione abbastanza intelligente della piramide alimentare, che è quella, la piramide, diciamo, stradale, no? Geniale, geniale. Sì, ma li ho uccisi uno dopo l'altro come falene. Il vero James. Grazie, grazie mille. Non sono stato io. Che cazzo succede? Ok. Come fa a sapere del treno? È così che strappola i ricordi. Che diavolo succede? Lui è là. Sto sputando sangue? Non va bene però, Si insinua nei vuoti lasciati dalla desincronizzazione di modifiche. Seguiamo quello che ha detto la signorina Sara, va? What? Il mio corpo è nei guai. Ah già, perché abbiamo scoperto anche, tra le altre cose, che la signorina Sara ha venduto il suo corpo al mercato nero ed è stata inserita all'interno di quest'altro corpo, quello da vecchietta sostanzialmente, che lei ha trafugato in qualche maniera. E quindi sta cercando di recuperarlo e lo sta facendo tutto questo per la sua ex fiancée, che probabilmente è già morta. Ed è lì che entriamo in scena noi. Buono, ottima domanda da farmi, soprattutto a me in questo periodo della mia vita. Eccoci qua. Ripeto, una torcia sarebbe gradita. Quello che vuoi, una torcia. Che meraviglia. È tutto uguale. Ma è minuscolo. Cos'è, un ukulele? Vabbè, una chitarra, un tizio morto. Non avrò mica sparato a un artista. Sicuramente l'ho fatto con coscienza. Con stile. Con rispetto. Adesso ti chiedi che succede dopo aver sputato 6 volte sangue. La prima non andava bene. Rachele, aiutami, cazzo. Cioè, si è uccisa? Ho visto tutto, signorina Rachele. Sapete che mi ricorda lei? Nel film con DiCaprio, quello del faro, come cazzo si chiama? Non me lo ricordo più. Magari si chiama Nobody Wants to Die, no. Vabbè, lei mi ricorda un botto la moglie di DiCaprio. Quel film è devastante. Ok. Attenzione, poligamo, ho più mogli. Si nutrono della sua morte. Oh, vacca boia, tutto sto cazzo di vagone mi devo fare. Dio santo. Sisyphus. Ho usato per un attimo il portafoglio come una cornetta. Patente River Drew Adam, Brooklyn, New York. Ok, aspetta, fa vedere dall'altra parte. Ok, quanto siamo in alto, giusto per... Ah, non tanto, dai. Buono. Perché altrimenti non vado avanti, Christopher Ottorbin? Lista della spesa, Tubetti Dahmer, per un attimo. Tubetti Premium per ospiti, preparare qualcosa per rompere la noia, assumere i lassativi dopo i Tubetti Premium. È la mia lista della spesa. Il vetro, Cristo santo, no, qui siamo a 15 piani di altezza, Se possiamo... Cazzo, si sta spaccando il vetro! No. Ma che fotografi? Ma sono dei cazzo di ologrammi. Ma non fotografare gli ologrammi.
non ricordi nulla perché eri in preda a un raptus omicida. Ah, ok, quindi ricostruzione. Ok. Mal di testa. Ok. Buono. Non te ne frega un cazzo invece. Beh, effettivamente ho sparato tipo tutti e 70 i colpi che avevo d'ordinanza sui civili, quindi. Vabbè, l'hai fatto invece, l'hai fatto. Aspetta che vomito un po'. Ma sì, appoggiamoci su questo vetro che sembra assolutamente sicuro. Va benissimo. Bene così. Beh, se crepiamo prima di cadere giù, tecnicamente. I remember it? Ovvio che ricordo, ma che vuoi? Ho sparato a tutti come un matto, poi? Un cartone animato dovrebbe avere come sigla questa frase all'inizio della canzoncina. Ho sparato a tutti come un matto? No, no, no. Ancora. Ma non fa bene, non fa bene. Ok. Mal di testa. Perché è nudo? Ho sparato prima che morisse, cioè. Giustamente, non è che puoi sparare dopo che è morto. E che schifo, qui non sto sputando, non sto vomitando, sto annaspando. Il mondo si è dimenticato anche di te. Beh, c'è da dire una roba che fa un po' strano, effettivamente. Se questo fosse una scena del crimine, perché l'hanno lasciata così alla portata di tutti? E quando cazzo finisce sta tortura? Ole. Ma stiamo per sparare a questo povero civile? Ero trafelato, volevo prenderlo. L'ho colpito. Ah, l'abbiamo preso allora. Ok, dai, seguiamo le tracce di sangue. No, non le nostre, le sue, Dio. Ok, sì, lasciati. Lascia che dopo ci mettiamo una pezza, eh. Ah, era grande. Su. Che è sta roba? Usa la lampada UAV. Allora, seguiamo le tracce. Follow the blood. Ha la faccia delle impronte, comunque. Considerando che questi sono i miei piedini. E questi sono i piedini dell'indiziato. Calcia. Ok. Oddio, ma perché siamo qui? Ma basta, ma alcolizzati e basta. Oh santo cielo. Ne è uscita una spalla per aprire sta porta. Ma che è il Joker? Che cazzo è sta roba? Seth Hills? È un riferimento al... No, ti prego. Non mi dire che è un riferimento al film di Unbreakable, perché è geniale. 11:37. Non mi ricordo, ragazzi, potrebbe essere. Che c'è scritto? Niente. Perché c'è una targa di una macchina qua dentro? C'è entrata una macchina qua dentro. Oh mio Dio. Passeggeri di ogni sorta, ragazzi. Ormai prendono un po'. Sospettato. Orco di... Capì, ma ci fa male. Ehi, buongiorno. C'è un mascherino, eh? Mani in alto! Perché me l'avete preso? Ma chi è? È il nostro compagno Seth! Poison?
Però ragazzi, quanto è bella la narrazione così, però. Cioè, spettacolare. Attraverso un ricordo che stiamo rivivendo in prima persona e un cambio di camera che in realtà non serve, perché come sapete noi stiamo appunto vivendo una linea temporale fasulla, tra virgolette. Cioè, prendere le regole che si fa il gioco e distruggerle per costruire una nuova situazione, però mantenere la credibilità. Cioè, ma è fatto... cioè, registicamente parlando, sto gioco è geniale. Davvero, complimenti. Io spero vinca qualcosa quest'anno, perché secondo me l'indie dell'anno se lo deve beccare, eh. Counter-terrorist teams on the way. Bring up the car. Get the fuck out of here. Ho capito. Are you crazy? I'll shoot him down. E vabbè, fallo, dai, tanto l'hai già fatto. Yo, I want names. This was the last good day of your life. Ah, la faccia del bel giorno. Scusate, mi sono fatto prendere dal momento. Kek. Se non siamo morti quella volta, moriamo adesso. Quella è la porta di casa nostra, lo sapevo che c'era qualcosa là dietro. La porta che non porta. Era incinta. Ragazzi, era abbastanza palese, eh. I don't wanna go in there. Why not? Why are you doing this? You're dragging yourself to the grave. What the fuck? Che succede? You don't understand how all of this has power over you. Ma che cazzo succede? Io voglio entrare là dentro, vorrei vedere che è successo. È un po' una stronza oggi, eh? Oh. Chiedo scusa. È quello che mi piace di lei. E give it up. E la, no. Inizio a pensarlo anch'io, comunque, che questo ci sta aiutando davvero. Quello è un coltello. Ah, perché praticamente ci stiamo cercando di ammazzarci e lui nella nostra testa ci sta fermando. Ma cosa hanno fatto sti due, scusami? Credo di aver capito, ma non penso di volerlo sapere. Oddio, pensavo mi fossi impalato la mano. Che cazzo succede? Buono. Che la fatica che sto facendo, voi non avete idea in questo preciso istante. È una fatica graduale. Non ho più la forza. Ma lei come fa a rimanere appiccicata? Però è gentile. Sei un cadavere che cammina. Ok. La mia vista. Cosa cazzo succede, ragazzi? James! James! I've been talking to you for 10 minutes! Signorina Sara, forse è il motivo per cui sono svenuto dopo che mi parli, facciamoci di fare uno più uno, no? Preferisco forse svenire piuttosto che sentirlo. James, I need your help.
Salma is my body's in the middle of a riot and it's in danger. James, okay. Are you okay? Yeah, but I'll regret this in the morning. Madonna. Io credo che il nostro protagonista sia allucinazioni perverse. Insomma. Ah, una cattiva sensazione, Mike. Ok. E niente, ragazzi, questa è la vita di un uomo che ha perso tutto. Ma almeno non ha il catarro come me. James, where are you going? Faccio un salto al parco qua sotto. Non voglio incontrare i miei amici sbirri. Sono già in volo. Beh. Chiudete gli spazi aerei sul parco. What the fuck is going on? No, mi stanno chiamando al telefono, non ci posso... Ma aspettano sempre il momento catardico. No, non voglio rispondere, non posso rispondere adesso. Bello. Ma magari usiamo un po' la pistola oggi, che dite? Ci proviamo? Madonna, che figata. L'epitaffio migliore. Fake tree perché sono tutti finti. Incredibile, giustamente sono tutti ologrammi. Ma cosa, dov'è Salma ora? Quante perdite. Bene. Neanche il tempo di fare una domanda. E già diventiamo la risposta. Che la risposta è sempre quella. Morte. Mi sono addormentato così ieri sera con questo stesso. James? Are you there? Che cazzo c'è? Sentimental error? Ah no, system fatal. I've lost my vision. Errore sentimentale, bellissimo. Copy. Che giornata di merda, James. Potevi stare a casa, di la verità. Nah. Tanto l'auto è assicurata. James, are you okay? Il problema è la nostra sanità, quella no. Come esco da qui? Sì, effettivamente. No, diciamo che è il contrario. Sono i poliziotti che sono entrati dentro di me. Sta arrivando qualcuno. Ciappa sulla pistola. Prendi Sullivan. Dov'è Sullivan? Back up. Capi? Ripre... Come un secondo. Signorina. Usa la sirena. Facciamo quello che dice Sara, va? Che cazzo succede? Io non sto facendo assolutamente nulla. Preso? Evviva? Ok, ho fatto quello che mi ha detto Sara e me ne sono altamente sbattuto. Così giusto per avere un altro peso da 90 sul fondo del nostro bicchiere la sera, capisci? Questo è il concetto. No, non fare niente, altrimenti ci scopriranno. Intanto hanno sterminato mezzo comilitone di poliziotti. Ah. Gli hanno tirato fuori le licorite. Almeno tu stai bene. Capito? Te frega proprio un cazzo, però, sa. Sì, ma non fatemi indagare, investigare, eh. Fatemi tirare fuori. Che bello. Madonna, che ansia, wow. Fatemi tirar fuori la pistola, per favore. E fatemi divertire un pochino, dai. Giusto alla fine. Solo alla fine. Justice to... Rich, giustizia per i ricchi? Concordo. Esamina? Che cazzo devo esaminare? È un'auto. Madonna, la potenza, ragazzi, dell'engine. La statua della Moray? Come cazzo salgo là sopra? Ah, da qui. Sto arrivando, mondo. Arrivo, guardami, Sto fallendo, mondo. Dai, su, opla, a posto. Buono. Quello di cui mi preoccupo di più non sono le pallottole, ma la morte silente. La morte silente di un colpo di freddo. Ragazzi, copritevi quando fuori fa freddo. Eat the rich. Come mangia i ricchi? Ah, i ricci, intendeva. E vabbè, me ne vo. Qualcuno ha sganciato una granata. Ho sentito palesemente la scoletta di sicurezza saltare. Whose idea was it to say goodbye to Green here? I don't know. Allora, è un ologramma, posso passarci attraverso.
Sì. Bello, ma che figata. Cioè, è tutta roba morta, però. We have a job. Ok, e ce la faremo, ragazzi, ce la faremo. Ogni rumore in questa città si fosse annullato a vicenda. Vabbè. La fatica che sto facendo in questo momento. Ah, ragazzi, ecco, scusate se interrompo per l'ennesima volta. Sarà una puntata più breve. Io credo che probabilmente tra un 10 minuti la chiudo, perché ovviamente non sono in condizioni, ok? Quindi non vi incazzate. Sarà una puntatina un po' più corta, però la faccio giusto perché magari la possiamo attaccare all'alta. Adesso vedo un attimo un po' come organizzare con Shurik. Vediamo un po' cosa fare, dai. Potrebbe essere anche carino attaccarla all'altra. Ne registro due, una separata dall'altra, ci può stare. Madonna, che figata. Passo da qui? Da sopra il ponte o sotto il pontos? What did you say the statue was of? Morai. That explains a lot. Morai. La dea del fatto. Oh, nice. I have to take a roundabout route to them. How's Salma? Osama? Cosa? Ma succede che esplode qualcosa? No, non iniziate, eh? Slalom? Che... Oddio, il capo della polizia. Che piacere. Boss, venuto qua di persona, per me. Vabbè, mi spari a sto punto. L'ho scoperta, guardi dall'altra parte. Ah, l'ho coperta, su. James, please, Salma. I can't. This is your last chance. I'm trying to help you, you idiot. Damn you, Kara. Tornerò a prendere la tua icorite. Back for your Rick right then. Sorry, pal. Watch out, car. Ma. Fuck. Ah. Non credo che potrò recuperare l'icorite in queste condizioni. Beh, di me trovarono solo il pollice. L'icorite fu difficile da recuperare. Oh, sono ancora vivo? Vivo? Sono un pollice? Sto connettendo al Matrix, ma come faccio ad essere ancora vivo? Mi hanno sparato in una macchina a 300 all'ora, me l'hanno catapultata in faccia, dai. Un po' troppo ridicolo. Un po' meno, ragazzi, un po' meno. Parlami, lei ha bisogno di te. Attento, e frega proprio un cazzo di me, signorina. Sto arrivando, corpo di Sarah. Vedo la gente camminare all'indietro. O sono io che sto camminando all'indietro? Chi lo sa? Beh? Oh, non gliene frega un cazzo, incredibile. Capito? Non posso... Mi sto dando da fare, ma sono entrato nella coreografia di un balletto in questo momento. Perché ho un nuovo... una nuova fissa adesso, il balletto classico. Vedete, questi sono i miei colleghi. Artisti di strada che veramente hanno dato la loro anima e la loro... E basta! Basta! Abbiamo capito che devo svenire la quarta volta, però posso giocare? Adesso rifammi fare di nuovo il Pontos. Ma mi pigli per il culo? Ok. Find her. Find her. Quante sedie? Wow. Ma quindi c'è stato un attentato? Mi ricorda Detroit. Che è Mumas. Ti prego, non svenire. Provaci. Vaffanculo. Chi è? Non spararmi. Ma che... Cosa cazzo? Ma com'è possibile? Come lei appartiene a me? Sei solo un incidente di percorso, ma ti abbuono dei punti per la caparbietà. C'è una mira di merda però, signorina. Avvicinati. Vecchie abitudini del cazzo, voglio solo il corpo, parliamone, voglio eliminare un tizio solo, vabbè, voglio solo il corpo.
Mi serve Salma. Perché lei? Sì, ma mi sembra Dragon Ball. Mentre si picchiano si parlano. Qua mentre si sparano si urlano contro. Cazzo, smettila di sparare così sento quel cazzo che dici. Ma che vuol dire? Uno, avvicinati. Tanto mi sparerà, su. E poi cosa? Tanto mi sta sparando un tizio che è entrato nel corpo di una donna con la bombetta. E è ridicolo. E io prenderò il veleno per lui. Ma non sto capendo, cioè, ma hai rotto un po' le palle, signor assassino. Non ho ancora capito il senso della tua vita. Vieni fuori, hai ucciso tu Rachel? Aveva perso la voglia di vivere molto prima. L'ho solo aiutata, l'ho liberata. Aia. Eccoci. Oh Cristo. You wouldn't be able to pull the trigger anyway. Combatti. Combatti. Ma così spariamo alla signorina Salma. Non puoi sparare alla signorina Salma. Chi è? Ah no, ok, eccolo lì. Pensavo fosse Rachel. Ma non posso sparare alla signorina Salma. Non sta andando, ve l'ho detto che con me i giochi finiscono male. Senti, mi hanno detto che non posso spararli. Voglio dire, nel senso. Orca di quella puttana bastarda. Vaffanculo. Come si fa? E come si faceva? Mi sa che era un po' impossibile, abbastanza scriptato. Beh, voglio dire, sta andando tutto male. È incinta. Ma che cazzo succede? Afferra l'arma. Avanti, 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 avanti. Portiamocela a casa, almeno una. L'ho colpita? Sara sarà molto incazzata. Sara. James? Mi hanno colpito? Perdonami. È tutto quello che ho, perché? Ciccia. Sta andando molto bene questo gioco. Mica ve lo sto distruggendo, ragazzi. Che fine ha fatto James Alma? Ah boh, io non... Che? E penso che sia... perfetto finirla qui, ragazzi. Vediamo un po' che succede, però, per curiosità. Perché probabilmente è finito il gioco, ragazzi. Ok. Che cane ancora questo cazzo di laccio di boa. Ah, maledette alghe. Sul riscaldamento climatico, ragazzi. E niente, alla fine non sono riuscito ad arrivare alla verità. Cioè, lei si è lasciata uccidere, però era incinta. Quindi noi abbiamo perso sia lei che il bambino, che compagnia bella. Ma... E figa, sporgiti un po' però. Grazie, gentilissima. Dio mio. La non voglia, La non voglia. Fuoco cammina con me. Che cazzo vuol dire? Vabbè. Tratto da una storia verosimile. Che cazzo? Ragazzi? Che cazzo è? Il boy Golden Army? Che succede? È la fucina questa. Sono in cerofanato. Ci cambiano corpo. E in che corpo ci mettono? In un corpo morto. Ah,
Ah. Jason Mary, James Carra, Anderson Thomas. E ma come mi chiamo? Semplicemente Bob. Beh, bello però, che figata. Quelle sono tutte le nostre vite? Bella la spirale tipo DNA. Giustamente, tipo ricordo genetico. Figo. Bello. Bello, bello. Il finale è orribile, cioè nel senso... è horror il finale. Però tecnicamente ci hanno passato, ci hanno cambiato di corpo, tecnicamente, quindi... Scaricamento messaggi vocali. Che cazzo vuol dire? Andrades coi maschi, scusate. I dragged my feet calling for a long time. I knew you wouldn't pick up, obviously, but it still wasn't easy. Bits and pieces of our last conversations haunt me at night. Non riesco ancora a mettere insieme tutti i pezzi. I believe that you had your reasons. I have to believe it. I tried to find something out from Salma, but she completely disconnessa completamente, strappando via il GPS che aveva addosso. Pensavo che fosse finita per me. I thought it was over. E invece? Until one day some bigwigs in suits came in here. Ho sparato uno di loro. Stupid misunderstanding. Just like with you. I didn't think Salma would send anyone. She arranged for a body exchange and transferred the payment. And because of the riots, no one even bothered to question me. Okay. I finally had a bit of luck. If I just do it once or twice more, I'll have enough money to get Taylor out. I'll fight for her, just like you'd fight for Rachel. Okay. Take care, partner. Ma minchia però. Ed è così che voglio concludere questo gioco, con ma minchia però. Ragazzi, che dire? No, ma portano le trombe di nuovo. Allora, aspetta che... Ok. Boh, siamo arrivati alla fine. Adesso, attenzione, perché questa roba ve la devo dire. Esci dal gioco. Sì, perché altrimenti sentiamo sto sottofondo incredibile, per quanto bello che sia, però abbastanza fastidioso. Allora, ragazzi, non pensavo di finirlo oggi, sarò sincero, soprattutto in queste condizioni. Però, che giocone. Non faremo gli altri finali. Non faremo gli altri finali perché YouTube Exclusive è sì una serie, però deve iniziare, deve finire. Non posso andare avanti a fare gli altri 7 finali che sono presenti nel gioco. Quindi mi sembra un po'... Detto ciò, il gioco è eccezionale. Volete scoprire come finisce in altri modi? Giocatevelo per i cavoli vostri. Fatelo perché è un'esperienza unica. Mi è piaciuto un macello. Faremo una recensione su questo titolo. Alla fine uscirà un video apposito che non sarà una YouTube exclusive, non sarà un off screen, sarà proprio una recensione su Nobody Wants to Die. Probabilmente settimana prossima la preparo, la faccio, la scrivo con gli spezzoni di gameplay che abbiamo insomma fatto per adesso. E una recensione ovviamente che ragazzi non dovete stare a pensarla come... Che inquadratura di merda, ma perché sono così lontano? Non dovete stare a pensarla come... una recensione professionale, ma pareri miei personali, ma anche vostri. Quindi nei commenti sotto scrivetemi cosa ne pensate del titolo, scrivetemi cosa ne avete pensato sostanzialmente e se vi è piaciuto o meno. Finale, tra l'altro, secondo me probabilmente abbiamo beccato il peggiore a livello di trama, ok, ma secondo me un bellissimo finale. A me è piaciuto molto, a me piacciono i finali amari, mi piace veramente un botto. Vi invito a scaricare il contenuto live, attivare la campanella delle notifiche, rimanere sempre notificati qualora ci fosse qualche contenuto di vostro godimento e vi aspetto al prossimo incredibile video live o quello che sarà. Ragazzi, la chiudo qui perché devo recuperare le mie corde vocali, le ho cacate prima nel mentre che tossivo. Vi ringrazio, vi voglio bene e vi chiedo scusa se non sono stato tanto presente in questo weekend, quest'ultima settimana, appunto per via del mio malanno, del mio malessere. Ma mi riprenderò, cazzo, mi riprenderò più forte di prima.